Ciao bambini, oggi parleremo delle free time activities. Cosa significa? Free time significa tempo libero. Activities sono le attività. Quindi free time activities sono le attività del tempo libero. Ora voliamo a Londra, dove un insegnante madrelingua ci spiegherà tutto quello che dobbiamo sapere sulle free time activities. Buon ascolto! Hello, I'm Ollie. Welcome to Oxford Online English. In this lesson, you can learn about how to talk about your free time and hobbies in English. What do you like doing in your free time? Do you have any interesting hobbies? Talking about your free time is a great way to start a conversation in English or to find things in common when you're speaking to somebody. By the end of this lesson, you'll be able to speak clearly and naturally about your free time and your hobbies in English. Part 1. Free time and hobbies vocabulary. What words do you know for free time activities in English? Some people prefer things you can do at home, like watching TV, reading, or cooking. Other people like sports, like playing football, playing basketball, playing tennis, going swimming, going jogging, or going climbing, or maybe doing boxing, doing judo, or doing yoga. Of course, many people prefer more social activities. For example, hanging out with your friends, relaxing with your family, or going shopping. Or maybe you like to do something more creative, like taking photos, painting, or writing stories, or writing a blog. What about you? What kind of free time activities do you prefer? Let's look at how you can talk about free time activities and hobbies which you like. Part 2. What do you like doing? In my free time, I like. What could you say here? In my free time, I like playing basketball. In my free time, I like relaxing with my family. In my free time, I like reading books. Can you see a pattern here? In every sentence after like, we use a verb plus ing. Can you make a sentence? What do you like doing in your free time? But just using like can be repetitive and boring. So what other verbs can you use? Well, you could use verbs like love, enjoy, or hate. For example, I love going swimming. I enjoy watching TV. I hate going shopping. Can you see the same pattern? After all of these verbs, you need to use a verb with ing. Allora, dopo questi verbi dobbiamo sempre aggiungere ing. È una regola importante dell'inglese. Like significa piacere. Facciamo un esempio. I like cooking pizza. Mi piace cucinare la pizza. Oppure love, amare. I love playing football. Io amo giocare a calcio. Oppure enjoy, che significa divertire. I enjoy playing computer games. Io mi diverto a giocare ai giochi per computer. I hate going shopping. Io odio andare a fare shopping. Quindi con i verbi like, love, enjoy e hate dovete aggiungere ing ai verbi che incontrate. Adesso andiamo sul vostro libro di testo a scoprire quali sono le attività da fare questa settimana. Ingrandiamo e andiamo subito a vedere il video. Unit 4. Robin Hood. Page 53. Activity 1. Listen and point. Say. 1. Do judo. 2. Ride a bike. 3. Ride a horse. 4.
Play volleyball. 5. Play the guitar. 6. Play football. 7. Play video games. 8. Rollerblade. 9. Dance. 10. Swim. Ascoltiamo la canzoncina. Page 53, Activity 2. Listen and sing. Can you ride a horse? Yes, I can. What about you? What can you do? Can you rollerblade? No, I can't. What about you? What can you do? Can you ride a bike? Yes, I can. What about you? What can you do? Can you swim? No, I can't. What about you? What can you do? Can you play football? Yes, I can. Let's play together. Friends are forever. Can you play football? Yes, I can. Let's play together. Friends are forever. Proviamo a tradurre insieme questa breve canzone. Can you ride a horse? Sai andare a cavallo? Yes, I can. Sì, so andarci. What about you? E di che cosa mi racconti di te? What can you do? Che cosa sai fare tu? Can you rollerblade? Sai pattinare sui pattini in linea? No, I can't. No, non ci so andare. What about you? Che cosa mi dici di te? What can you do? Che cosa sai fare? Diamo le altre frasi. Can you ride a bike? Sai andare in bicicletta? Yes, I can. Can you swim? Sai nuotare? No, I can't. No, non lo so fare. Can you play football? Yes, I can. Dovete ricordarvi che il verbo can significa so fare una cosa, sono in grado di fare questa cosa. Ad esempio posso dire I can speak Italian. Io so parlare italiano. I can speak English. Io so parlare inglese. I can play football. Io so giocare a calcio. Diamo l'esercizio sotto. Page 53, Activity 3. Listen and play. You can swim. No. You can dance. Right. Allora, che cos'ha in mano questo bambino? Ha una flashcard segreta. Su questa flashcard c'è il disegno di un'azione che sa fare. La bambina deve indovinare qual è l'azione disegnata. Dice, you can swim? No. You can dance? Right, hai ragione, ho proprio disegnato io che ballo. Ecco, le flashcard le trovate sul sito. Volendo potreste disegnarle anche voi, ma se non avete voglia di disegnare, ve le metto tutte. Vedete come sono belle? Potete colorarle, potete colorare anche le letterine, come volete, usando pastelli, pennarelli, biro colorate. Oppure, spazio alla fantasia, e le disegnate colorate voi,
come volete, personaggi dei cartoni, i vostri personaggi preferiti. Trovate tutto. Poi andiamo a vedere questa presentazione PowerPoint fatta apposta per voi. Vediamola insieme. Unit 4, Robin Hood, The Story Garden. Le free time activities, ripassiamo un pochino, sono molto semplici. Do judo, fare judo. Ride a bike, andare in bici. Ride a horse, andare a cavallo. Play volleyball, giocare a pallavolo. Play the guitar, suonare la chitarra. Play football, giocare a calcio. Play video games, giocare a videogiochi. Rollerblade, patinare sui roller. Dance, ballare. Swim, nuotare. Do the gardening, fare giardinaggio, come fa Mr. Green. Play basketball, giocare a basket. Listen to music, ascoltare la musica. Ed ora potete rivedere anche sul sito maestromatteoblog.wordpress.com tutti questi disegni per ripassare insieme queste azioni del tempo libero. Ride a horse, play volleyball, play football, play video games, rollerblade, dance, swim, do the gardening, ecco Mr. Green, play basketball, listen to music. E ora ripassiamo un po' queste attività con il film Sing. What is the activity? Qual è l'attività? Scopriamolo insieme con i personaggi del film. What is the activity? 3, 2, 1, let's go. Play the guitar, suonare la chitarra. What is the activity? Pensateci un po'. Listen to music, l'avete indovinato? What is the activity? Facilissimo. Dance. What is the activity? Play the piano. Thank you for your attention. Se vi collegate al sito troverete tre fantastici giochi sulle attività del tempo libero. Bye bye, see you next week.